Quando si diventa genitori per la prima volta è il momento in cui torniamo a casa dall'ospedale che ci rendiamo conto veramente del cambiamento che stiamo attuando nelle nostre vite. È lì che iniziano ad affiorare le paure e le insicurezze, ma allo stesso tempo, col passare dei giorni, ci rendiamo conto di quanto siano forti e capaci una mamma e un papà. La cosa che maggiormente preoccupa i neogenitori è il sonno del bambino. Lo faccio dormire in braccio? Lo faccio dormire da solo nella cameretta o lo tengo nel letto con me? Starà respirando. Quante volte vi sarete alzati durante la notte per mettere il dito sotto il nasino del bambino e verificare che stesse veramente respirando? Tranquilli, lo fanno tutti, soprattutto i papà. E l'ho fatto anch'io. Ad ogni modo, sembra che intorno al sonno del bambino ci sia una sorta di paura e preoccupazione intrinseca. State con me fino alla fine e cercherò di spazzare via ogni preoccupazione dandovi degli strumenti per poter preservare il sonno del vostro bambino e anche il vostro di sonno. In questo video non entrerò nel merito di come far addormentare un bambino, perché ve ne ho già parlato in un precedente video. Vi metto il link qui in alto qualora ve lo foste perso. Il trucco è racchiuso in un'unica parola: osservazione. Se imparate a riconoscere e a interpretare i segnali che il vostro bimbo vi manda, riuscirete a vivere con molta più serenità il momento della nanna. Ci stai dicendo quindi che dobbiamo sederci di fianco al nostro bambino mentre dorme e osservarlo? Sì, vi sto dicendo esattamente questo. E ora vi spiego cosa imparerete facendolo. Quello che sto per dirvi è frutto del lavoro del pediatra americano Thomas Berry Brazelton, il quale definiva il neonato come un essere unico e speciale. Purtroppo per tutti noi è scomparso circa 2 anni fa, nel 2018, ma fortunatamente ci ha lasciato in eredità i suoi studi e le sue indicazioni. Brazelton era convinto che il neonato nascesse già con un corredo di azioni e strumenti che gli permettevano di comunicare i propri bisogni al mondo esterno. Oggi sembra un'affermazione scontata, ma vi ricordo che Brazelton disse queste parole negli anni 50. Partendo da questa convinzione, sviluppò e mise a punto un protocollo che si usa tuttora per valutare il comportamento del bambino. Sto parlando della Neonatal Behavioral Assessment Scale, NBAS in sigla. So cosa state pensando, noi genitori non siamo dei clinici e tantomeno siamo in grado di somministrare test e protocolli. Quindi cosa facciamo? Giusta osservazione. In questo video infatti saltiamo tutta la parte diagnostica e andiamo direttamente a quello che ci interessa. Brazelton, attraverso i suoi studi, definì 6 stati comportamentali del bambino. E sono proprio questi 6 stati comportamentali che dobbiamo imparare a riconoscere e ad interpretare. Vediamoli insieme. Lo stato numero 1 è detto sonno profondo. Il bambino in questa fase ha le palpebre chiuse, non ci sono movimenti oculari tipici della fase REM, il colorito della pelle è pallido o roseo e la respirazione è molto lenta e rilassata. È possibile, avvicinandoci, ascoltare dei sospiri o dei singhiozzi e la reazione agli stimoli esterni è totalmente ritardata. In questa fase il bambino è completamente avvolto nelle braccia di Morfeo. Se per esempio il bambino si è addormentato con voi nel lettone, è proprio in questa fase che potrete prenderlo in braccio e spostarlo, adagiarlo nel proprio lettino. State certi che non subirà nessuno scossone e non si sveglierà. Lo stato numero 2 è detto sonno attivo e in questa fase possiamo assistere a dei brevi movimenti oculari ad intermittenza. In alcuni casi le palpebre possono anche schiudersi. Possiamo assistere a brevi pianti, a degli scatti, a una respirazione irregolare e a una variazione del colorito della pelle. In questa fase il bambino può reagire agli stimoli con sbadigli, stiramenti o anche con dei piccoli sorrisi che compaiono sul suo volto. Lo stato numero 3 è chiamato dormiveglia addormentamento. In questa fase il bambino si sveglia e si riaddormenta. Passa dalla veglia al sonno e viceversa. Nella fase di dormiveglia il colorito della pelle è variabile e il bambino può irritarsi e piangere. Nello stato di addormentamento gli occhi sono o aperti o chiusi. A volte possono sentirsi dei sospiri e possiamo assistere a delle reazioni se gli sottoponiamo degli stimoli. Lo stato numero 4 è chiamato veglia calma ed è il momento in cui il bambino apre gli occhi e inizia ad esplorare con lo sguardo lo spazio circostante. In questa fase non è ancora completamente reattivo. Se cercherete di stimolarlo, potreste avere delle risposte non immediate. Addirittura potrebbe riaddormentarsi.
Lo stato numero 5 è chiamato veglia attiva. In questa fase il bambino è attivo da un punto di vista motorio e potrebbe far percepire la propria irritazione anche con dei brevi vocalizzi. Possono comparire sul suo viso anche delle smorfie per dimostrare e per far capire a chi è davanti che magari non vuole essere toccato, per esempio. Lo stato numero 6 è il pianto. È con il pianto appunto che il bambino esprime tutto il suo disagio, perché magari potrebbe avere fame o potrebbe avere sonno o semplicemente sta reclamando il contatto. In genere il pianto termina con il soddisfacimento del bisogno. Conoscere e riconoscere questi stati è molto importante. Per esempio, se un bambino passa da un sonno profondo a una veglia attiva, saltando gli stati intermedi, è molto probabile che per un po' di tempo il suo umore sia irritabile. Ed è proprio per questo che dobbiamo preservare il momento della nanna. Attenzione, non sto assolutamente dicendo che dovete creare un ambiente asettico, totalmente silenzioso per far dormire vostro figlio. Alcuni bambini preferiscono addirittura dormire con del rumore di sottofondo. Questo perché gli richiama alla memoria il momento in cui erano nella pancia della mamma e da dentro la pancia della mamma ascoltavano il mondo esterno. Sto dicendo che imparando a riconoscere questi stati sarete in grado di capire se vostro figlio in quel momento avrà bisogno di una carezza per riaddormentarsi o se dovrete lasciare che sia lui a trovare il modo di autoregolarsi e autoconsolarsi.